Siamo stati davvero molto contenti che siano stati accettati due emendamenti che per noi erano importantissimi e siano stati inseriti appunto nel dispositivo di questa risoluzione. Il primo era garantire la presenza delle strutture consultoriali pubbliche esistenti, evitando l'eventuale chiusura, perché noi sappiamo che in questi anni sono stati chiusi in modo continuativo moltissimi consultori, togliendo alle famiglie, togliendo alle donne punti di riferimento importantissimi che erano stati dati. Molte volte sono stati chiusi questi consultori pubblici per poi reintegrarli con consultori privati. Quello che noi diciamo è che, visto che tantissime realtà pubbliche hanno maturato un'esperienza pratica di tanti anni su quello che è un aiuto concreto, visto e considerato anche quello che abbiamo approvato nella legge 23, che dice che dobbiamo sempre di più stare sul territorio, visto quello che discuteremo con il 228 ter, che parla di prevenzione, di corretti stili di vita, ed è un altro argomento che può essere chiaramente affrontato dai consultori, che sono un po' un punto davvero di riferimento per una serie di problematiche delle famiglie. Per tutti questi motivi, oltre che per un'applicazione serena e oggettiva della legge 194, noi crediamo che davvero chiudere consultori pubblici sia un delitto verso le donne e un delitto verso le famiglie. I consultori devono essere sul territorio, devono essere capillari, in modo che le ragazze giovani, le donne, le famiglie in difficoltà abbiano un punto di riferimento comodo da raggiungere. Quindi è davvero una struttura di importanza fondamentale, una struttura nodale, come punto di prima riferimento per richieste di aiuto e richieste di informazione. L'altro punto, è anche questo ci tenevamo tantissimo, era quello che i consultori diventassero, in integrazione con altri servizi di previdenza, un punto di primo approdo delle famiglie che hanno problemi gioco d'azzardo. Molti giocatori d'azzardo patologico e le loro famiglie non si rivolgono ai CERT, perché purtroppo i CERT hanno un po' questo stigma, no? Di essere punti di approdo invece per persone che hanno dipendenze materiali, quindi dipendenze da droghe. Il consultorio potrebbe essere davvero il primo punto dove soprattutto le famiglie devastate dalle ricadute sociali del gioco d'azzardo patologico si rivolgono invece per chiedere aiuto e dove possono venire poi reindirizzate a punti di aiuto. E l'altra problematica è quella anche del bullismo e del cyberbullismo. Anche qui molte volte le famiglie, e anche questo l'abbiamo chiesto in audizione perché stiamo discutendo un progetto di legge proprio su questo tema, l'abbiamo chiesto in audizione agli operatori. E per cui prima di proporlo ho detto, dico, sentiamo cosa ne pensano, e loro hanno detto assolutamente sì. Quello è il luogo ideale proprio per questa caratteristica del consultorio di essere un punto di riferimento delle famiglie e tale deve rimanere. Non dobbiamo assolutamente chiudere le strutture esistenti, anzi implementarle e casomai arricchire la pletora di argomenti di cui si possono occupare e verso cui e per cui possono dare degli indirizzi a delle famiglie in difficoltà.